Oggi siamo qui col secondo ospite in studio, dopo Marco Merrino, un altro content creator, un altro youtuber, possiamo dire, un altro streamer, un altro, sei stato conduttore radiofonico, regista, sceneggiatore, sei stato un po' di tutto, un artista poliedrico, nonché grande amico e conoscente di vecchia data del mondo del web, ovvero Claudio Di Biagio. Ciao Claudione. Esco? Sì, esci e rientri. Ciao a tutta la chat, ciao a dove guardo lì, guardando cazzo, allora mi non pare. So perché il tavolino oggi è più lontano. È veramente lontano. Facciamo così. Sì, roviniamo tutta la composizione che vabbè, però perché iniziamo a bere. Ciao iniziamo a tutta la chat e benvenuti in queste estenuanti prove. Estenuanti prove che però introducono un ospite che forse non tutto il mio pubblico conosce, perché i tempi sono cambiati, siamo invecchiati, siamo dei reduci di guerra, come dice il buon Karim e come ho detto anche la scorsa settimana con Marco. Quindi chi è Claudio Di Biagio? Che cosa hai fatto? Perché ci si conosce soprattutto? È una cosa importante. Allora, ci si conosce da YouTube. Io vengo da YouTube, in realtà più o meno ho iniziato quando hai iniziato tu, forse un po' dopo. Un pelino dopo, quindi era più o meno 2010-2011. E facciamo così allora, attenzione alla vostra, alla nostra. E buono Marzo, questo deve essere buono. Iniziamo. YouTuber, content creator, in realtà bazzico il web da praticamente 12 anni. E la cosa strana che è successa è che il web per me era un posto dove, e lo è tuttora, un posto dove sperimentare quello che veramente voglio fare, cioè regia e sceneggiatura. La cosa ancora più assurda è che sto riuscendo con molta difficoltà, e se vuoi stasera ne parliamo, certo, perché sì, secondo sì. me tanta gente magari che ti segue magari vuole fare anche sto lavoro, vuole fare regia, vuole fare sceneggiatura in tutti gli ambiti. Sì, volevo lasciarmi l'ultima parte della chiacchierata proprio per quello che è secondo me l'ultima cosa che hai fatto. Esatto, e quindi la roba che ho cercato di arrivare a questa roba qua, quindi alla regia e alla sceneggiatura, dal 2016 in poi, quando ho deciso di chiudere tra virgolette il canale YouTube per dedicarmi a qualcosa fuori. Lì c'è stata la radio, ho cominciato a scrivere, ho scritto un libro, ho fatto le mie prime regie, e ad oggi in realtà l'amore per il web, che io non mi aspettavo che ci fosse ancora, mi ha riportato a stare qua, e probabilmente mi riporterà anche su YouTube, ma con l'intento solo di fare cose. Quella è la fidelizzazione estrema che abbiamo fatto, sì. Ci siamo costruiti nel tempo agli inizi. Ecco, proprio dell'inizio volevo parlare, perché è una cosa molto importante. Si parla di anni dove si sperimentava, non si sapeva bene dove si andava a rifinire. Però te sei venuto fuori con un video, cioè comunque sei stato conosciuto ai più grazie a un video di Matteo Bruno, che è Cane Secco. Voi eravate amici, collaboravate spesso e tutti e due volevate e avete poi effettivamente lavorato nel mondo del cinema, comunque dell'audiovisivo, e hai esordito, e subito già dal primo video accanto a Matteo già si vedeva il tuo carisma, la tua voglia di sparare cazzate, di essere un po' protagonista. Ecco, in quel periodo dove non avevamo tutte queste responsabilità, tutti questi obiettivi, cioè, che cosa ti ricordi di quella YouTube lì? Quali sono i ricordi più spensierati che hai vissuto quando ci mettevamo lì nelle nostre garage, nelle nostre casettine a girare i video? Sai che forse c'è un grosso problema, e questa domanda mi sblocca questa roba, cioè che non ricordo di concreto quasi nulla. Davvero? Nel senso che, allora, io ho un grosso problema, io non ricordo quasi mai nulla di nulla. Infatti, però perché? Perché abbiamo il cervello pieno di cose. Sì. Andando avanti le cose diventano pesi, ok? Belli o brutti che siano, perché in realtà è molto buono, però comincio a sentire già delle nebulosità, però è molto buono. In realtà quello che mi ricordo di quel periodo è semplicemente ho una nuvola in testa di leggerezza, perché è una cosa che hai detto tu, no? Garage, le stanzette, in realtà tu pensavi di fare tanto, pensavi di voler mangiare tanto e di fare tanto, però in realtà stavi facendo delle cose veramente semplici, veramente di una leggerezza unica, a prescindere dal tipo di contenuto che tu volessi portare sui tuoi canali o dove stavi facendo le cose.
E quindi io non ricordo nulla di concreto perché adesso lo spazio del cervello è occupato da pesi, cioè ho 34 anni e mi rendo conto che ce ne ho 34, li sento 34 e 34 nel 2020, 22 quant'è? Sono tanti, sono 60 con il tipo di lavoro che facciamo l'ansia noi. L'ansia che c'è in questo periodo storico. Anche, esatto, cioè aggiungi tutta una roba del genere. Se io ripenso al 2010 e al primo video che ho fatto... Bello! Leggerezza, una nuvola di leggerezza, nel concreto però... Non mi ricordo niente. Allora, provo a rinfrescarti un po' la memoria. Perché mi ricordo che quando io e Lorenzo venimmo a Roma, certo, a girare YouTuber Death List, che era questo progetto ambiziosissimo che imitava tra l'altro un canale americano che non ricordo adesso, era una lista di YouTuber e noi dovevamo fare fuori tutti gli YouTuber per eliminare la concorrenza. E mi ricordo andammo a girare nel garage di Matteo, dove aveva girato anche il video tutti quelli che, no? Con lo sfondo bianchissimo. E arrivasti te, che non era, cioè io non sapevo io e Lorenzo non sapevamo ti avremmo visto di lì a poco. E sei arrivato e ho detto: "Ah, Claudio, io mi ricordo questo primo incontro tra me e te". Io non mi ricordo. Me lo ricordo. Io ricordo. Cioè mi ricordo la situazione che stai dicendo tu. Ok. Ma io non mi ricordo nulla nel pratico. Allora te sei arrivato lì dove c'era il garage. Sì, sì. E io faccio: "Bello, ah, Claudio, ragazzi, ho visto nel video. Ah, facciamo una collaborazione, facciamo che te entri e era così, io ti avevo detto così, facciamo che te entri, te cerchi di capire cosa sta succedendo, però vedi che Matteo è legato, ma te ne sbatti il cazzo e te ne vai, bello, è comico, è surreale". Questa era la grande scenetta. E mi ricordo che te hai fatto questa cosa con una voglia, cioè avevi proprio entusiasmo, è una fame anche secondo me, perché te e Matteo forse sei stati i primi che già dall'inizio avevate una verve o comunque una voglia di andare oltre. Cioè mi ricordo che facesti uno dei primi sponsor con la team dove voi probabilmente collaborate. Cioè era a quel tempo un sacrilegio, no? Il product placement di YouTube era una cosa veramente... Ma tu lo sai la cosa che... questa è una roba che non ho mai detto. Quando facemmo Freaks, per chi non lo sapesse, per i più giovani, Freaks è, poi ne parliamo, insomma è una web series che abbiamo creato io, Matteo, Guglielmo e Giampaolo. Quando abbiamo fatto Freaks, l'idea originale che avevo avuto io, in realtà faceva parte di una cosa molto più grossa. In realtà faceva parte di una roba chiamata Madbox. Io addirittura ho disegnato un logo di questo Madbox e nel 2010 doveva essere una sorta di canale matrice in cui tutti i content creator, che non si chiamavano nemmeno content creator, perché la parola content creator credo sia uscita fuori nel 2016, negli ultimi 2007, anni, esatto, sì. Avessero uno spazio nel palinsesto, facessero la propria cosa, ma che riportassero tutto a questo canale matrice. Quindi nel 2010 ho pensato, lancio Freaks, che è il primo progetto di intrattenimento di fiction italiano, scusate, da questo punto di vista. Dopo Pokémon Revolution. Dopo Pokémon Revolution, il secondo, che sarebbe la madre, e il canale matrice avrebbe messo dentro, che ne so, tu facevi Pokémon Revolution, poi alle 6 usciva la puntata di Freaks, poi il giovedì alle 5 c'era la Makeup Artist che faceva quello, perché eravamo tutti giovani e potevamo effettivamente sfruttare il pubblico, unirlo e insegnare cosa fosse Netflix in pratica. Ok, e secondo te perché adesso con Twitch, palinsesti, tutti i content creator che fanno cose diverse ancora, dopo 10 anni, 12 anni, non si è riuscita a fare una roba del genere, non si è riuscita a fare una Rai del web? Allora, io ci ho pensato spesso a sta roba e secondo me la chiave del fallimento all'inizio, del fallimento oggi di questa idea, sta nel tempo, cioè il tempo prima era troppo prematuro, il tempo adesso è troppo maturo, si è perso l'attimo, e cioè... quando era il 2010, avevamo fatto Freaks, abbiamo fatto tutto, ma anche te facevi i tuoi contenuti, ognuno tentava di comunicare, quelli che avevano un seguito, tentava di comunicare come pensava fosse giusto il proprio messaggio, il proprio contenuto, no? In realtà non si poteva immaginare che cosa potesse significare quello che stavamo facendo. Cioè adesso noi potremmo andare indietro nel tempo e dire a quelle persone: "Oh, state facendo una cosa che ha senso". Adesso però lo potresti fare, al tempo nessuno ci poteva credere. Noi ci credevamo ma non sapevamo come gestirlo. E chi invece avrebbe potuto investire non ci credeva, non ci conosceva e non capiva. Ad oggi purtroppo è diventato saturo questo tipo di mondo, in quanto è molto più delicato creare un'unione di creators che non abbiano in mezzo degli interessi terzi.
dovrebbe essere organico. Quello che fai tu è organico. Quello che fai tu con le persone con cui collabori su Twitch, per esempio, è mega organico ed è figo. Ma purtroppo non può essere una roba che fanno tutti, perché deve partire da cervelli come il tuo. Ed oggi è tutto troppo saturo, è tutto troppo avanti e ci sono troppi interessi sotto per avere quella spontaneità e quella leggerezza. Al tempo ce n'era troppa, si è perso l'attimo, c'è stato un cazzo di momento in cui si poteva approfittare di questa roba, e secondo me era dopo la prima stagione di Freaks, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda quel tempo lì. Però non c'è stata la maturità mia, nostra e di chi doveva averla. Perché si è perso l'attimo secondo te? Di chi è la colpa? Secondo me è del mercato italiano, che ha dei tempi sballati. Quando tu sei troppo in anticipo o sei troppo in ritardo è la stessa cosa. Questa è una cosa che penso da sempre. Cioè, se tu stai correndo e parti troppo in anticipo, poi ti devi fermare, gli altri arrivano, ok? E ti superano. E tu devi riprendere la corsa, non li riprenderai mai. Essere troppo in anticipo o essere troppo in ritardo è la stessa cosa. Freaks era troppo in anticipo su un discorso che poi 5-6 anni dopo è diventato un discorso plausibile standard. Questa roba doveva succedere nel momento giusto. Si è perso l'attimo perché non si poteva approfittare di quel momento, perché già era passato il treno e perché noi pensavamo di averlo preso troppo prima, e l'abbiamo preso troppo prima. E quindi l'hai perso. Hai perso il momento. Adesso c'è qualcosa di simile, ma è paradossalmente anche diverso. Per esempio, io penso alle coliche, no? Le coliche hanno preso un pacchetto, ci hanno messo dentro tutto e fanno una serie di video che può ricordare un po' quel mood lì, no? Mood leggero, dove improvvisi, sì, fai le battute o comunque insegui il trend del momento, però allo stesso tempo crei un po' la lore, no? C'è il colica 1, è quello un pochino più dimenticone, sì, ignorantello, l'altro invece quello un po' più sapientino, cioè la coppia funziona. Però non c'è magari quella voglia di scommettere che c'era un tempo, ma perché forse eravamo anche un po' più illusi. Ma sì, eravamo illusi, adesso siamo disillusi. Sì, ma che casino. E come se ne esce? Secondo me se ne esce col metodo. Io ho scoperto questa roba che tu scientemente devi decidere dove investire le energie, dove investire le risorse, e poi sta a te capire quanto tu stia sbagliando e quanto stia facendo bene. Te, nei progetti che stai facendo, stai investendo, e stai investendo perché con una testa diversa di quando c'avevi 10 anni in meno. Beh, per forza, certo. Sì. Quella roba là è disillusione, ma è anche un po' di costruzione, di metodo. Tu hai imparato un metodo secondo cui le cose tue funzionano, poi non tutte, non è che c'è la verità in mano, idem io. Però il metodo ti può aiutare a, da una parte, gestire la disillusione, e dall'altra rendere la disillusione appunto un'arma, e cioè non sono più illuso e quindi irrazionale, quindi ingenuo come 10 anni fa, ma posso diventare metodico. Perché in realtà poi si parla sempre di creatività, no? Di sempre inventate qualcosa. E la roba della creatività si basa su un concetto molto semplice: tutto ciò che è creativo deve avere un confine, deve avere un cerchio entro cui si muove, perché altrimenti non è creatività, è follia. E allora quella roba là, i più grandi creativi, i più grandi creatori di qualcosa, di storie, di libri, si muovevano tutti in un concetto molto stretto in quello che volevano raccontare. Il metodo ti aiuta a gestire l'illusione e la disillusione, sta in mezzo a queste due cose. L'equilibrio si trova là, secondo me. Io penso però a tanti content creator che stanno nel mezzo anche per quanto riguarda la loro policy, il loro mood, cioè il loro modo di esprimersi con il pubblico. Per esempio, io con tanti progetti a cui sto lavorando, le carte, il corto, le magliette, quello che è, tanti mi chiedono molto spesso, e ho visto che lo chiedono spesso anche a te, come fai con la sceneggiatura, la regia, il progetto web, Twitch, a rimanere sempre te stesso? Perché io ti conosco da appunto 10 anni, e da 10 anni te non sei cambiato di una virgola, e anche il tuo metodo d'approccio al pubblico è sempre quello: essere schietto, naturale, cristallino. Su Twitch chiaramente bisogna forzare un pochino di più per creare spettacolo, però bene o male siamo quelli, forse un po' più esagerati. Esatto, sì. Ecco, come cazzo si fa, anche soprattutto per chi vuole fare questo lavoro, mantenere un equilibrio tra la personalità e il personaggio, l'impazzire e il non impazzire? Sai che io difficilmente ho conosciuto persone che non avevano un'etica del lavoro e che invece avevano un'etica della vita. Persone che erano diverse quando lavoravano, erano brutte persone quando lavoravano o fuori, e poi il contrario, no? Nell'altro ambito.
nel senso che secondo me la ridurrei a un pensiero molto semplice. In tutte le cose, che siano il lavoro, specialmente perché facciamo un lavoro che è la nostra vita, che ci piace, cioè facciamo una roba che non potrebbe non esserci nella nostra vita. Non è che tipo se adesso cambi lavoro e diventi pasticcere sei felice, no, probabilmente ti spari. Sì, sì, esatto, pure io. Quindi facendo una cosa che sta nella tua vita, nelle tue viscere, e lo sarà fino a quando stai qua in su sta terra, probabilmente devi darti delle regole. La prima regola secondo me è: datti un'etica in tutto quello che fai, cerca di essere dritto in ogni cosa. A quel punto, ogni volta che tu fai qualcosa che va fuori da quest'etica, che sia nel lavoro o no, perché nelle relazioni lo riconosci di più, no? Se tu sbagli con un amico o sbagli con la persona con cui stai, che ami, in realtà te ne puoi rendere conto, così te ne puoi rendere conto anche nel lavoro. È una roba che, se tu ci metti te stesso nel lavoro, puoi avere un'etica e può essere la stessa che tu hai nella vita, deve essere la stessa, perché altrimenti c'è una dissonanza. E ripeto, nel mio lavoro pochissime volte ho incontrato persone che erano brutte fuori e belle invece nel lavoro, o il contrario. Nella maggior parte dei casi le due cose corrispondono, se vai a fondo ovviamente, non ti fermi alla patina iniziale. Quindi secondo me è quella, semplicemente. Invece il rapporto con il pubblico, perché anche su questo siamo molto simili, cioè noi parliamo molto con il nostro pubblico, a volte ci incazziamo con le cose che leggiamo e ci fanno innervosire. Io ho capito. Ho fatto una live l'altra settimana con un messaggio che mi è arrivato su Instagram. Uno cambia tutto. Cambia tutto, cioè erano tipo 200 e tu fai proprio. Cioè, questo discorso che con Marco la scorsa settimana è incredibile, ma io ho capito che non mi dà fastidio l'hating, a me dà fastidio l'idiozia. Quando commento talmente idiota, che è palese, che è idiota, gli devi rispondere. Un po' fa a me. E lo fai, lo fai. E lo fai. Però fai il gioco loro. Però sti cazzi. No. Non smetterò di farlo. Esatto. Però fai il gioco che vuole quella persona, perché quella persona in particolare, che per esempio io ho fatto la settimana scorsa proprio una live su questo, perché è arrivato un messaggio di una ragazza che ha detto: però tu fai l'accattone pubblico su Instagram, mm-hmm, perché ho taggato PlayStation, perché il cane della mia compagna ha fatto cadere la PlayStation 4. Ho taggato PlayStation dicendo: momentaneamente mi inviate la PlayStation 5 per vedere se la PlayStation 4 funziona. Lei mi ha scritto un papocchio, ma era palese che lei voleva arrivare a dirmi la frase alla fine: no, io non ti seguo, perché tu, guarda, sto parlando su Twitch di questa roba, no, io ho una vita e un lavoro, non posso seguirti su Twitch. Ah, vabbè, allora è chiaro. Io alla fine, allora è chiaro. Però purtroppo io ho dovuto rispondere. No, hai fatto bene, però non volevo parlare necessariamente. No, vai, scusami. No, va benissimo, è molto divertente. Però, dato che con Marco abbiamo parlato dei commenti negativi, si può parlare anche dei commenti positivi, perché grazie a Dio noi siamo dei creator che hanno pochi hater. Pochissimi. Sono molto affezionati. Quelli stanno proprio là, eh. Cioè, tipo, però sono pochi. No, sono pochi, ma sono buoni. Lo zoccolo duro. Sì, perché sono come quelli invece che magari ti commentano positivamente. Anche loro sono affezionatissimi, esattamente come gli hater. Sì. Ecco, quanto è cambiato il pubblico? Il pubblico del "non aprite questo tubo", da quanto è che non sentivi questo nome? Porco Giuda, un botto, almeno 4 anni. E invece il pubblico di Claudio Di Biagio, c'è una differenza oppure sono cresciuti? Allora, sono cresciuti ed è fighissimo, perché in realtà proprio oggi, tra l'altro, è assurda sta roba, ho fatto una domanda a pranzo su Instagram e sono arrivati, credo, tot migliaia di messaggi, una roba assurda che non mi aspettavo nemmeno. Mi aspettavo tanti messaggi, devo essere sincero, però non mi aspettavo questa veemenza e l'approfondimento, anche lo spendere tutte queste parole per scrivere a uno che ti ha chiesto cosa, perché mi seguite, perché ho chiesto voler essere puntuali proprio. Ma di una puntualità e anche delle parole auli che hanno usato, dei giri di parole pazzesche. Allora io ho chiesto: perché mi seguite? Cos'è che vi funziona? Cos'è che non vi funziona? Voglio capire, perché voglio ristrutturare per bene di nuovo la mia figura, perché non mi voglio fermare. E non ci fermiamo mai, perché è una roba, secondo me, essenziale. In realtà ho ricevuto un botto di messaggi in cui proprio dicevano questa roba, cioè: sono cresciuto con te e sono cresciuta con te, ma ho ritrovato e ricominciato ad apprezzare i tuoi contenuti perché tu sei cambiato. Perché tu in realtà sei cambiato, mi hanno detto. E però in realtà hai mantenuto quel tipo di persona che eri, come hai detto tu prima, no? Perché siamo quello che eravamo 10 anni fa. Praticamente io mi sento lo stesso. Sì. Io pure. Cioè io mi sento ovviamente più invecchiato, più stanco, però sono comunque molto entusiasta per le cose che faccio, continuo a essere, anzi forse di più, perché se adesso sono entusiasta così, sapendo tutto quello che può succedere nella vita, o comunque sapendone un po' di cose,
Vuol dire che sono molto più entusiasta di quando lo ero senza sapere un cazzo. E quindi la maggior parte delle persone mi ha detto proprio questa roba, cioè c'è una spontaneità nei contenuti e c'è un modo di raccontare le cose che hai rinnovato, che hai riproposto, a cui mi sono affezionato ancora di più. Quindi sono cambiati, sono cresciuti, tanti sono arrivati dopo e quelli che sono arrivati dopo dicono la stessa cosa di quelli che stavano da prima. Quindi vuol dire che c'è qualcosa, c'è un leitmotiv nel mio comunicare, e cioè il cercare sempre di portare, di dirti qualcosa, cioè anche se tu stai a fare la cosa più semplice del mondo e più leggera del mondo, se tu mi dici qualcosa io ti ascolto e tendo a farlo, se non mi dici niente non te perdo e quindi non sei pubblico. Perché io ho sempre visto la tua figura, ma anche la figura di Karim per esempio, ma anche quella del sottoscritto, la figura che racconta qualcosa, però lo racconta con la sua faccia, con il suo modo, e quindi potresti vendere anche il ghiaccio agli eschimesi. Qualsiasi cosa. Perché questo è un po' il potere che qualcuno sfrutta male per combinare, insomma, qualsiasi... Nefandezze. Qualsiasi, sì, cose nefaste. Però se sfrutti bene puoi raccontare effettivamente qualcosa, ma anche aiutare magari a riflettere o a vedere le cose sotto un altro punto di vista. Certo. Ad esempio l'altro giorno si parlava di Disney... c'è il discorso antisemita, c'è il discorso, cerca di spostare l'attenzione, di fargli osservare il fenomeno attraverso un altro punto, citando fonti, chiaramente citando libri. Ma io per esempio faccio anche nei DM di Instagram, nei messaggi o anche in chat. Quindi sfrutti molto per questa cosa. Sì, un botto. Nel senso che io tante volte, per esempio, tante persone mi scrivono sull'utilizzo della SFRA, della sì. E capovolta, sì. Che è una lettera dell'alfabeto internazionale che è inclusivo. È una scelta che io non impongo a chi mi segue, io scrivo in un certo modo e scrivo quel tipo di cosa perché ho letto, mi sono informato e ho trovato giusto utilizzare quella roba. Tante persone mi chiedono in DM perché io utilizzi, tante persone che studiano lingue o che fanno un certo tipo di percorso, no? Quelle sono le occasioni in cui io mi incastro e ci passo le giornate a parlare con la gente, perché se anche dopo è successo che dopo la conversazione quella persona ha detto ok, quello che hai detto ha senso, o magari loro mi dicono delle cose in cui dico sì, ha senso quello che dici tu, c'è questo limite, in realtà hai fatto qualcosa, cioè è successo qualcosa ed è una figata, perché poi la gente te la ritrovi se sentono che tu sei vicino alle persone che ti seguono, ed è una roba chiave che funziona da sempre. L'abbreviare la distanza è quello che ci ha reso conosciuti e seguiti su YouTube. Il fatto che noi non fossimo in TV, che non fossimo al cinema, eravamo a un passo dalle persone, non eravamo là, non eravamo proprio tangibili, ma quasi. Quel quasi bastava tanto per farci affezionare e per far affezionare le persone. Questa roba in realtà può continuare a esserci, con modi diversi, con tempi diversi, i social sono cambiati, i numeri sono più grandi, ci sono più persone che ci scrivono, però in realtà il concetto in sé rimane lo stesso. Il problema secondo me è che questa roba ha un rovescio della medaglia, cioè il confronto, che stai parlando di quello, cioè il confronto tra opinioni estremamente discordanti, se fatto da due signori può essere effettivamente una cosa che porta a delle nuove possibilità, delle nuove soluzioni per entrambi. Il problema è che spesso il confronto su internet, anche se fatto tra signori, viene visto come scontro, subito, istantaneo. Ed è una cosa che... Perché polarizza. Sì. Tutto sì. Polarizzato. Sì, sì. Oppure siamo abituati Forza. Troppo alle liti sui social per distinguere le due cose diverse. Beh, sicuramente tu sei più... tranquillo, tu, il tu generale, sei più tranquillo a dire qualsiasi cosa sul web rispetto a dirtela in faccia, cioè è normale, la maggior parte delle persone sto filtro ne approfittano da anni, ed è una roba che però polarizza. Ecco, parliamo però del cinema adesso, perché abbiamo parlato tanto di web, parliamo del cinema, che è il tuo mondo, è il mondo che vuoi frequentare ancora di più, vorresti, cioè il tuo sogno è fare il regista, l'hai sempre detto, ecco, quali sono le difficoltà? Qui si apre, penso, una valvola enorme. Quali sono le difficoltà di diventare regista in Italia? E soprattutto, chi è, senza inimicarsi nessuno, chi ce la fa? Ma posso inimicarmi chi te pare? Vai, penso. Dai! Allora, no, in realtà, verso un po', questo forse è il momento in cui entro un altro po', a vostra, a tutti quelli che adesso no. Ok, perfetto. Dicevo, vuoi diventare un altro cellaio? Ce l'ho. Perfetto. Allora, il punto è questo, innanzitutto faccio una premessa per le persone magari o che non mi conoscono, che in realtà non conoscono magari il mondo della regia e del cinema. Innanzitutto,
parlo per la mia piccola esperienza personale, io ho avuto esperienze su grandi set, ho diretto grandi set per commercial, per serie, anche per un film con Rai Cinema, sto ancora però aspettando la mia opera prima. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo del cinema ad oggi purtroppo è un mondo difficile, perché è un mondo dipendente da alcuni fattori da cui non puoi prescindere. Ho fatto oggi, parlando anche con Masella, l'esempio su di te. Quello che tu stai facendo come percorso è un percorso secondo me meraviglioso, che però puoi permetterti, avendo la tua testa ovviamente, il tuo talento, perché in realtà tu puoi scavalcare alcuni piani di produzione proprio dei tuoi progetti, dei prodotti, di quello che c'hai in testa, che io purtroppo non posso evitare. Beh, non sono le stesse cifre sicuramente, no? E non è solo una questione di cifre, perché in realtà la distribuzione cinematografica, che poi sì, è vero, sono cifre, ha un altro tipo di bisogno, certo. Ok? E quindi se tu vuoi fare regista e non sei miliardario, in realtà anche se sei miliardario, perché io ho parlato con persone che avevano delle disponibilità economiche molto, molto alte, registi famosissimi in Italia, che comunque in ogni caso trovano della difficoltà a produrre. Faccio un po' un quadro di quello che secondo me è la situazione ad oggi in Italia per quanto riguarda la regia. Innanzitutto riceverò questa domanda tot volte alla settimana, al giorno: che cosa mi consigli per diventare regista? Innanzitutto, purtroppo, ancora ad oggi, la cosa più pratica che posso dire è, prima di tutto, non esiste una strada per dirti, ok, questa non è come fare medicina, quindi andare ad avere un percorso accademico che sicuramente ti aiuta. Innanzitutto devi capire tu come impari la tua regia e come capisci se puoi essere un regista, quindi come arrivi a capire cosa vuoi raccontare e come raccontarlo, perché poi è ancora più importante del cosa. E fatto questo, in realtà devi fare. Devi provare a mettere le mani in pasta, a cucinare qualcosa, perché sennò non sai mai. Ma quindi anche con mezzi amatoriali, con tutto quello che Assolutamente hai. Assolutamente sì. La fortuna è che ad oggi, da una parte l'accessibilità aumenta la possibilità di fare delle cose con poco, dall'altra l'accessibilità però ti pone davanti a grossi limiti, per esempio di distribuzione. Fatto questo, in realtà qual è il punto? Le produzioni ad oggi hanno da una parte un grande bisogno di contenuti. E quindi, venendo al netto di piattaforme come Netflix, Prime Video, Sky, tutto quello che c'è adesso, e quindi non solo la distribuzione cinematografica, che poi dopo la pandemia è cambiata, da una parte c'è un grande, grande bisogno di contenuti, dall'altro hanno molta paura di produrre. Quindi, dici perché? Quindi producono solo cose sicure? Producono cose sicure o si lasciano, si fanno dire cosa produrre. Cioè, produzioni grandi, produzioni con grandi soldi, è molto difficile che investano, a meno che non ci sia un produttore che si fissa con un'idea, veramente nel reparto ricerca e sviluppo. Ok? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che di base, nella maggior parte dei casi, ci sono delle finestre che si aprono su ricerche di contenuti, ricerche di serie o di film, specialmente di serie in questo periodo, che corrispondono a un genere. Ma non è solo un genere, è un genere con 10 caratteristiche. Quel genere con 10 caratteristiche presuppone che tu abbia un progetto che vada proprio a prendere quella finestra lì e riesca a diventare papabile per la produzione. Quindi devi avere la scarpa giusta per il piede giusto in quel momento. Del colore giusto. Che è un casino, però. È un casino, specialmente se sei all'inizio, specialmente se tenti di entrare in questo mondo. Io personalmente ho fatto un grande errore. Il mio grande errore è stato fare tutto quello che ho fatto sul web. E cioè, visto che il web non è mai stato visto, specialmente nei primi anni 10 del nostro secolo, come potenzialmente un luogo dove prendere talenti per il cinema, perché se facevi il web evidentemente eri meno bravo di chi faceva il cinema, questo si pensava, e magari a volte avevano anche ragione. Lì io ho fatto Freaks, Dylan Dog, Andare Via, Lontana da Me, che è una serie che ha fatto 2 milioni di views su Rai Play, una roba fuori di testa. E ho diretto delle cose di tutte le tipologie, ma che rimanevano sul web. Avevano una pasta cinematografica, ma erano web. Ad oggi mi succede questo, da anni. Sto cercando di presentare dei progetti ai produttori. Sto scrivendo finalmente un film su commissione. Ho scritto un film su commissione per una grossa produzione, che forse andrò a fare io. Ma tolta quella fortunata evenienza in cui è stata riconosciuta e è stato riconosciuto il mio talento, in realtà quando vado a presentare i progetti, e quando c'è la possibilità di mettermi a fare la regia di qualcosa, le grandi produzioni mi dicono: non possiamo farti fare la regia tipo di una puntata di una serie perché non hai l'opera prima. Ma l'opera prima
la fai solo se riesci a entrare in questo sistema. È un po' il tirocinante con esperienza, è quel problema. Sì, quel meme lì. E quindi è un problema. Chi ce la fa? Ce la fa chi? O ha molti soldi, non tanto per prodursi le cose, ma per non dover fare altro mentre cerchi di presentare i tuoi progetti. E questa è una grande verità. La maggior parte dei registi italiani, la maggior parte dei registi in generale, sono economicamente tranquilli. E questo è un dato di fatto, è vero. Sono pochi i registi che non hanno un'economia agiata dietro. Ce la fa chi ha un colpo di fortuna, ce la fa chi è bravo anche, assolutamente. Ma purtroppo nulla di tutto questo è una certezza per farcela. È veramente un mondo, il mio, in cui lanci dei dadi. Ovviamente devi essere capace, ma devi lanciare dei dadi. E a volte succede che tipo incontri la persona giusta che ha bisogno di te o che a cui racconti una cosa che ti ascolta e gli piace e hai fatto. O se non incontri mai quella persona puoi passare anche 15 anni a non avere occasioni. Ecco, io appunto sentendoti parlare con interesse, io sarei molto frustrato a vivere una vita del genere. Come cazzo fai a non perdere? Posso bestemmiare? Beh sì. ho bestemmiato. Ed era per dirti sì, hai ragione Dario. No, hai proprio ragione. Non l'ho sentito. Con due. Oddio. Sì, sì, sì. Ok, sì, è frustrante. Come fai a non perdere la speranza, scusami? Non lo so. Forse l'ambizione di fare una roba. L'ambizione. Okay. Io in realtà, sai oltre all'ambizione, io mi sono reso conto di voler essere un regista, di essere un regista quando ho capito che non c'era nessun altro posto dove io volessi essere se non il set. E allora lì dici... E poi quando ci stai, vedi che le cose funzionano. E quando fai le cose, poi le cose funzionano. E purtroppo io ho questa roba orribile che le cose che abbiamo fatto sul web hanno funzionato. Cioè la gente le ha viste e se le è goduta dall'inizio alla fine. Quindi io ho avuto un feedback che la maggior parte dei registi non hanno. Cioè vedere i commenti sotto Dylan Dog, vedere come è andato Freaks, vedere l'entusiasmo generazionale che c'è stato per le cose che ho fatto anche 10 anni fa, e quindi ero totalmente senza esperienza di narrazione visiva. In realtà da una parte mi rende ancora più frustrato, dall'altra però mi fa capire che so quello che so fare, so quello che posso fare, so dove posso arrivare, ho capito intorno ai 28 anni, 29 anni più o meno, che non può essere una questione di tempo. Il mio lavoro non deve essere legato alla fretta. Nessun lavoro deve esserlo. Ma il mio lavoro in particolare, per quanto mi riguarda, non può essere legato alla fretta. Questo abbassa un po' la frustrazione, non la manda via. E la frustrazione c'è in ogni campo, specialmente nei campi creativi. Cioè, sei frustrato appena una cosa va male, ma anche il messaggio su 300 che ti dice che sei una merda, ti frustra come non ti mandano su i 299 messaggi. È normale, è umano. Viviamo di pesi e non di leggerezze. E ci dimentichiamo le cose belle e ci facciamo prendere dai pesi e dalle ansie. Però questa roba può essere anche una compagna di viaggio, ti deve diventare una compagna di viaggio, perché la frustrazione c'è, perché hai l'ambizione, la trasformi, ci dialoghi, le chiedi delle cose e cerchi di avere delle risposte. Io in questi anni ho chiesto alla mia frustrazione che cazzo dobbiamo fare, ci possiamo mettere d'accordo, e ho raggiunto l'accordo. Io ho raggiunto l'accordo nel dire che i momenti in cui capisco che ce la sto facendo e che sto facendo delle cose che hanno senso e che mi portano vicino a quello che voglio fare, sono momenti in cui mi godo al 100% tutto. I momenti in cui questa roba non succede, non c'è, non esiste, sto male, mi godo lo stare male perché c'è, esiste, ma ho la certezza che è curva, che è una cosa che fa così, sarà sempre così, perché è tra l'altro la cosa che a me serve di più per creare. Io creo quando sto bene, non quando sto male. E però se non avessi momenti in cui mi chiudo, mi perdo e non voglio nulla di quello che faccio, in realtà poi non avrei i momenti in cui sto bene e sono pieno e butto fuori qualsiasi cosa. I Ricaoni, che sono un gruppo di, che fanno di creator, anche loro lavorano, cercano di fare tutto quello che possono, che anche loro hanno simboleggiato una certa YouTube del passato, quando hanno iniziato e quando hanno iniziato magari accanto a noi, hanno sempre detto una cosa, che esistono due strade per fare cinema o per lavorare in questo campo in Italia. La strada più veloce, dove però devi
mettere le mani nella merda facendo cose orrende per poi arrivare forse a fare quello che vuoi effettivamente fare te, però hai fatto talmente tanta roba di merda che ti perseguiterà per tutta la vita, oppure la strada più lenta, come dicevi te, cioè aspetto finché, speriamo, non si presenti quell'occasione. Ti è mai capitato mai capitata l'occasione di fare il progetto di merda che probabilmente poteva essere la scorciatoia per arrivare a quello che volevi fare veramente? Tre volte, tre merde. Ora non diciamo cosa. Avrei voluto dire otto, però sono solo tre. Sono solo tre e una me la ricordo molto bene. Enorme produzione. Io avevo 25 anni. Ero in era Dylan Dog, quando ho fatto Dylan Dog, Vittima degli eventi, per chi non lo sapesse, un film fan-made, che però aveva niente di fan-made, su Dylan Dog, storia originale, scritta da Luca Vecchi e diretta da me. L'ho fatto col crowdfunding, bla bla. Lì mi è stata proposta una commedia su un personaggio e... Cioè, basata sul grande attore, sul grande volto. Non era grande, era pure quello il problema, fosse stato grande almeno... Un biopic su Enzo Salvi, queste cose della roba del genere, esatto. E ho detto di no, non so manco perché, non lo so, ho fatto bene, che cazzo ne so, non posso dire. Me l'hai detto, però sì, non posso dire ad oggi, non posso dirti se abbia fatto bene o meno. La seconda volta e la terza volta sono molto più vicino a fare dei progetti. Addirittura la terza volta era un progetto che secondo me sulla carta era molto bello, per cui avevo presentato un mood board, perché poi quando fai il regista e un produttore ti chiama e sei candidato quindi a fare la regia di un progetto già scritto, presenti la visione che tu hai di quel film, no? E quindi presenti un pacchetto visivo e di stile di regia, dici io lo farei così, ok? Lo musicherei così, lo girerei così. Ho presentato una cosa fighissima, poi quando ho visto il film fatto ho detto oh Jesus Christ, grazie per aver detto guarda forse è meglio di no, perché ero poco convinto e anche nella presentazione mi sono presentato poco convinto, perché in realtà sentivo che c'era qualcosa che puzzava sotto. Il problema qual è che a 34 anni quasi ho in ballo delle cose enormi che se una svolta, ma sono 4-5 anni che è così, se una svolta io ho fatto, però il mio mondo è molto lento. Di media, e questo non so se lo sanno le persone che ti seguono, per fare il primo film una persona ci mette più o meno 6 anni. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che da quando tu hai l'idea del tuo primo film, 6 anni dopo tu vedi quel film realizzato. Ti faccio una domanda molto semplice: che cazzo fai in quei 6 anni? Come vivi? Giri spot, fai web, fai tutto. Fai come hai fatto te. Che però ti distrae. Perché in realtà 6 anni, no, io non è che ti dico, ok, oggi ti faccio firmare un contratto, tu tra 6 anni questo film lo fai, però sei sicuro? No, tu questi 6 anni li devi interpretare come? Hai un'idea, trovi qualcuno per scriverla, o te la scrivi te e fai cacare, la metti a posto, dopo 2 anni trovi qualcuno che ti aiuta a presentarla a qualcun altro, e quindi trovi produzioni e agenti. Cominci a presentare il progetto, quindi cominci a investire tempo su questa roba, su una sceneggiatura che ci mette almeno 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi a scriverla. Questa roba nel frattempo dici ok, io devo lavorare, che faccio? Fai le cose che hai detto tu. Però nel frattempo ti dividi, diventi agente, commercialista, produttore di te stesso, sceneggiatore, regista e public relation, tutto. E sei un 24enne probabilmente. E arrivi a 30 anni con una disillusione che se non hai la cazzimma di dire questo è quello che voglio fare, evidentemente molli. O dici ok, no, non sono portato. E tante persone che io conosco hanno fatto così. A volte io mi sveglio la mattina e dico ma io sono in grado di fare sta roba? E c'hai paura perché dici porca pupazza, se poi mi rendo conto che non sono in grado, cioè è finito. La cosa che però deve esserci prima o poi, e questo non te lo deve levare nessuno, sono dei reward, sono delle soddisfazioni. Ho appena chiuso in 3 giorni, e l'ho raccontato anche sul canale Twitch, la sceneggiatura per un grosso corto branding content per una grossa azienda di auto di lusso, enorme, con 2 attori testa di serie in Italia, da 0 a 100, quindi da concept a sceneggiatura in 3 giorni. È piaciuto a tutti.
in call vedevo proprio leggere gli attori che dicevano: ma come facciamo a recitare sta roba? Ci fa troppo ridere. Perché doveva far ridere, funzionava. Tu non sai la soddisfazione. In un periodo in cui effettivamente ne stanno arrivando altre, cioè arrivano queste robe, se ci credi, prima o poi arrivano. È così, deve essere così. Perché altrimenti stai sbagliando qualcosa di grosso. E te sul set come sei? Zio, sono veramente il più forte. Sono veramente il cazzo di più forte. No, veramente, cioè, io, c'è qualcuno che è stato su un set mio, non lo so, ma cioè, sono veramente formidabile. No, allora, innanzitutto c'è una cosa molto vera. Il regista sul set è una sorta di direttore d'orchestra. Sì. È quella roba che tu dici, beh, possiamo anche levarla, perché tanto gli strumentisti sanno suonare l'arpa, sanno suonare i flauti, sanno suonare il violino. Il problema è che senza il regista questi suoni sono staccati uno dall'altro, sono delle cose che non hanno senso. Due cose importanti deve sapere il regista. La prima cosa è una roba che diceva anche Truffaut e la trovo giustissima, cioè il regista non è altro che una persona che continuamente dall'inizio alla fine del progetto risponde a domande, non fa altro. Il regista non deve fare altro che rispondere a domande. La prima domanda che ti fai è: che cosa voglio raccontare? E allora a quel punto, da lì in poi, fino a quando il film è uscito ed è al cinema, è dove deve essere il prodotto, tu non fai altro che rispondere. La seconda cosa che deve sapere un regista è che non sempre devi avere la risposta pronta. Quest'ansia che la maggior parte dei registi o dei filmmaker, videomaker giovani hanno, di per forza essere quello che sa tutto sul set, è una roba che rovina la maggior parte dei set. La bellezza di un set è che tu hai creato una squadra e hai predisposto un lavoro e una produzione tale per cui tutto quello che poi succede sul set lo sai gestire e va. Funziona, perché le persone sono lì perché ti aiutano, perché ti aumentano il valore, il plus valore di quello che stai facendo. Sul set io adoro innanzitutto divertirmi e far divertire le persone, sono veramente un buffone, ma lì sfrutto molto l'anima istrionica da presentatore. E cioè so quando, se dobbiamo girare sta scena, so che a un certo punto posso farti una battuta, ma se poi ti vedo che ti devi concentrare, in un attimo stiamo dentro. E quindi so, e se lo fa il regista questa roba, automaticamente tutto il set va dietro al mood del regista. È una cosa automatica. Quindi devi saper gestire i tempi, devi avere una capacità da terapeuta con ogni anima che trovi sul set, perché ovviamente ci sono persone, non sono solo ruoli, e quindi devi sapere come parlare con le persone. Devi avere sicuramente una visione finale di quello che è il film e poi ti devi divertire. Cioè tu devi capire, senza entrare nei tecnicismi, la cosa importante è che tu devi tradurre un testo in immagini leggibili. Ed è una cosa difficilissima, ma se tu riesci a capire come farlo e se riesci a trovare il tuo modo di farlo, diventa come andare in bicicletta. È una pedalata, vai, e vai liscio. Cioè io lo so che racconterei il tuo primo piano in un certo modo, lo so che farei quella roba in quel modo. E questo non vuol dire che è l'unico modo per girare quel punto macchina o che è il più giusto, è il mio. Ho fatto un sacco di volte degli esercizi quando faccio dei workshop di regia e a volte mi capita di fare degli esercizi. Parti dalla scrittura e prendiamo tipo delle scene di film famose e ti faccio vedere come si arriva poi alla scena girata, no? E allora faccio questo esercizio con le persone, di anche gente che non vuole fare regia, però stanno magari ascoltando, e dico: ok, tu come la gireresti questa roba leggendola dalla sceneggiatura? Tu come la gireresti? Io come la girerei? La cosa incredibile è che alla fine tutto quello che esce fuori ha un senso narrativo, più o meno bello, ma ha un senso narrativo ed è sicuramente quasi sempre diverso da quello che ha fatto il regista del film. Questo esercizio secondo me è molto interessante e sarebbe da fare leggendo delle sceneggiature, anche solo per allenare la mente a questo concetto importante, cioè non c'è il modo giusto di girare una cosa, c'è il tuo modo e sul set devi trovare il tuo ritmo, il tuo colore, il tuo beat per condurre l'orchestra e per far andare avanti il film. Io la vedo come una roba piena di ansia, invece io non saprei mai gestire così tante persone. Ma non è vero, ma lo fai? Ma che stai a dire? Non lo so. Ma sì, lo fai. Ma no, il set che, cioè, girano un sacco di soldi, robe, insomma è... Ah sì, ma tu stai facendo la stessa identica cosa. La roba in relazione, cioè se un set ha un milione di dollari di budget e o 100.000, non cambia nulla. È solo che una luce più grande, ma le dinamiche tra le persone sono le stesse. Tu stai facendo, secondo me, il tuo più grande talento
ed è una roba che negli anni hai sviluppato. Tu sei un grande art director. L'art director in realtà è uno showrunner. Sì, ho in Italia lo showrunner quasi non esiste, in realtà finalmente da un po' di anni esiste. Lo showrunner nelle serie americane, in realtà fuori dall'Italia, è una figura molto importante perché ha in mano, nella maggior parte dei casi, quasi sempre la scrittura della serie e poi in caso la gestione di alcune puntate, ma soprattutto ha in mano il progetto, la visione del progetto. Tu lo fai, e che tu lo faccia con 100.000 euro di budget o un milione, a te non cambia niente perché le dinamiche sono sempre quelle. Non lo so, magari la vedo come una cosa. Non sono mai stato su un set vero, sono stato solamente sul set di Freaks, ma su un set cinematografico di una grandissima produzione, mai. Penso mai. Lì semplicemente sono un attore. Si allungano le distanze tra i reparti. Non si allungano, si allungano per far entrare altre persone in mezzo, no? Cioè io sì. E te, se ci sono più soldi è così, e in mezzo ci sono tre persone. Ed è l'unica differenza è che più è grande il set, ma io lo trovo una cosa buona, e meno il regista ha contatti diretti con le singole maestranze, ma parla ovviamente con i reparti, capi reparto. Okay. Però è bellissimo il set. Immagino, beh sì, poi è il tuo mondo, quindi ti deve per forza piacere. Se dovesse interessare, se doveste vedere qualcosa di mio, c'è il mio sito, che tanto c'è un sito solo per vedere cose, né? Che tipo ci sono le pubblicità, cioè, è un sito, è claudiodibiaggio.com, e lì vedete effettivamente tutti i lavori che ho fatto come regista, ed è interessante anche vedere la mia visione delle cose, perché poi... Quando, cioè, i registi non dovrebbero parlare, i registi quando gli chiedono delle cose sui film, ah ma questo film perché l'hai fatto in bianco e nero, valla a vedere, che cazzo vuoi, cioè, ma che te do di io perché ho fatto in bianco e nero, ho fatto un film, valla a vedere. E quindi far vedere secondo me le cose è importante. Su YouTube ho caricato 40 Time, che è un corto che ho girato in pandemia con l'iPhone, però è venuto fuori una cosa secondo me interessante, e per vedere anche quanto cazzo è bello quando si vede che qualcuno ama quello che fa. Cioè, è una roba... Io non posso fare nient'altro. Cioè, non posso pensare di fare nient'altro. Io mi diverto tantissimo su Twitch, mi diverto tantissimo a scrivere, mi diverto tantissimo a fare lavori creativi, commercio, però quando poi sto sul set e ho da gestire una scena di fiction, quindi una fictional, io non credo ci sia una condizione migliore. Qual è la cosa per te che è più figa fare? Le carte. No. Le carte sono la mia vita, non ce la posso fare. Collezionarle, farle soprattutto è... E come stai quando fai le carte? No. Come stai quando tipo vedi che una carta che è tua, l'hai creata te, sì, l'hai fatta fare ed no, è io, incredibile? Ma io vado addirittura al passaggio precedente, cioè io godo già lì, cioè quando la vedi stampata, ok, è bello, la soddisfazione, prima, quando la stai, anche. Quando la stai... Però quando entro la mattina, subito la mattina, insomma, ora di pranzo nel gruppo Telegram e vedo che la gente ha fatto le bozze o ha finito le carte, io faccio wow. Poi ovviamente ci sono delle correzioni dell'anatomia, che ogni tanto scappa un ginocchio, scappa... Sì. Però c'è l'eccitazione di quella roba sì, là. Sì, poi ora che c'è una narrazione, c'è una storia che te sai, insomma, sai cosa succederà. Molto, è incredibile questa cosa, non posso dire niente, non spoiler, no, non si però... può dire nulla per ora, però è bello anche perché racconti una storia come quello sì. che fai te sì, sì, sì. Ti faccio un'ultima domanda. Te hai parlato di puzza sotto il naso nei confronti di chi ha fatto web in precedenza, ok, quando si tratta di gestire una grande produzione, di affidarti una grande produzione, e ho notato che sul tuo canale, che da non aprite questo tubo è diventato Claudio Di Biagio, hai tolto effettivamente le primissime cose che hai fatto, anche, un botto di roba, anche la roba di Twilight dove ti mettevi quello, mi sa di no. No non ho visto, non c'è più, no, la prima di Twilight dove facevi la parodia, come si chiamava, il Robert Pattinson, no, ma il personaggio, ti ricordi come si chiamava, il protagonista di Twilight? Bella Edward. Ti mettevi lo scotch, Edward Cullen. Ecco, tornando indietro, toglieresti della roba, ancora più roba da quello che hai fatto per magari ottenere la produzione dei tuoi sogni, così da non far avere la puzza sotto il naso? Allora, non so se sono legate le due cose, ad essere sincero, ci okay. devo ragionare. Le toglierei per sicurezza. Cioè, di base, tipo, levamole. Non so se sono legate, ma sicuramente io non sono mai stato preso sul serio come un regista che ha fatto Centro Sperimentale di Cinematografia, che è, diciamo, la... Ma serve comunque farlo? Centro Sperimentale, il DAMS? Serve, il DAMS in realtà c'è questo grande fraintendimento. Il DAMS in realtà non ti insegna a fare regia,
e non vuole che tu diventi un regista. In realtà è teorica, è cinema teorico. Sì. Quindi in realtà poi se tu sei amante del cinema, di fare il cinema, è in realtà poi è un percorso che tu fai a parte. Ci sono dei laboratori, però non è una cosa... No, però il centro sperimentale di cinematografia, come dicevo prima, è una questione molto personale, secondo me, il percorso accademico. Cioè, questo vale per molti ambiti creativi. Infatti, anche per esempio, che ne so, uno vuole fare il fumettista, vuole fare il musicista, lo sceneggiatore di fumetti, qualsiasi, l'illustratore. È giusto andare a scuola? È per forza questo? Oppure mi faccio le ossa sul campo perché sono bravo e lo faccio? Non c'è una risposta a questa roba. Se ti serve un percorso è perché ci trovi all'interno una funzionalità in quello che fai all'interno di quel percorso, nei contatti, nel network, anche nella nozionistica. Sicuramente un regista che tra gli anni 10 e 20 del nostro secolo ha fatto il centro sperimentale si trova quantomeno contatti e possibilità più dirette con le produzioni cinematografiche. Io mi sono trovato tanti altri contatti che mi hanno permesso di guadagnare un bel po' di soldi. Anche grazie al web, bisogna dirlo. Esatto, soprattutto grazie al web, quasi esclusivamente direi grazie al web. Grazie al web io in realtà sono arrivato a fare spot, a fare robe per la TV, a condurre anche programmi. Io sono arrivato a condurre, a dirigere la prima stagione 4 Hotel con Bruno Barbieri. Esperienza fuori di testa, lui un personaggio incredibile, gli voglio un bene nell'anima. Ma è una cosa lontanissima dalla mia regia. Io stavo con 6 camere che non si dovevano vedere tra loro mentre questi improvvisavano e si muovevano. Un delirio, non te dico. Quando poi tipo stavi dentro l'albergo, che ne so, in montagna, e era il momento di testare l'ordinazione in camera, grazie al cazzo c'erano 2 che stavano in camera, uno che stava nella hall, uno che stava fuori, e tu c'avevi 5 camere con la radio e dovevi dire ok, tu vai lì, lo segui nelle scale, vai in cucina, perché no, fa bene, una roba allucinante. Detto questo, non esiste una sicurezza. So per certo che la puzza sotto il naso c'era e c'è ancora tuttora, se adesso molto di meno, fortunatamente, perché abbiamo dimostrato, effettivamente anche uscendo o anche rimanendo sul web, che le cose sul web sono vere, sono concrete tanto quanto, se non di più, che fuori. C'era la puzza sotto il naso per chi voleva fare cinema e continuava a stare sul web. Di questo ne sono sicuro, e mi ha penalizzato assolutamente questa roba. Tornerei indietro a fare delle cose diverse? Forse sì, forse investirei molto di più nelle relazioni sociali che paradossalmente nel fare e mettere in campo effettivamente in modo pratico il talento. Pare una cosa assurda, è paradossale, però potenzialmente funziona di più per il tipo di percorso che sto facendo, che ripeto, con molta fatica e con molti anni, ad oggi lo considero al passo 1 su 10. E considero al passo 1 perché io ho firmato un contratto e sono già stato pagato in parte della scrittura di una sceneggiatura per il cinema. Sono stato scelto esclusivamente per il mio talento nello scrivere e nel dirigere, nell'immaginare un film. Questa roba per me è talmente grossa, è talmente importante, in cui non c'è, c'ha i numeri su YouTube, o è seguito su Instagram, oppure viene dal web, ha fatto... Sono i compensi di cui parlavi prima, no? Ricompense momentanee. Esatto, cioè è una roba che... Io fino a questo contratto dico, cazzo, allora funziona, allora esiste. E quindi questo è quello a cui si dovrebbero appigliare tutti quelli che vogliono fare il tuo lavoro? Sì, dovresti trovare... Innanzitutto devi trovare delle storie da raccontare. Cioè, vabbè, quello è fondamentale. Cioè, qui si parla di chi ha magari una storia che funziona. Se tu senti che dentro c'hai la roba delle domande che ho detto prima, in realtà è fondamentale per quanto mi riguarda, perché se tu senti di avere una roba che devi dire... Però non ti devi far ingannare da una società e da un messaggio che viene lanciato, e cioè in seguito ai sogni, vai, spacca tutto, perché non è vero, ragiona su di te, Mario! Fino a un certo punto puoi essere incosciente, però a un certo punto devi ragionare su di te, devi capire dove stanno veramente messe le cose, no? E se allora lì tu ti rendi conto che dentro c'hai effettivamente una roba che vuoi proprio raccontare, perché secondo te il modo in cui tu la racconti è unico, è quello, e sai com'è, in realtà hai qualcosa per cui combattere, hai qualcosa per cui sperare che possa succedere il tuo destino, e a quel punto appigliati a quello, appigliati a quello
e porta avanti, creati un metodo, crea un metodo secondo cui la tua creatività possa funzionare in ogni ambito, possa resistere alle botte che prenderai, tu devi resistere alle botte che prenderai, sempre perché sai che vuoi raccontare qualcosa. Bene, io spero che questa conversazione abbia dato speranza alle persone, però allo stesso tempo li abbia messi un po' in guardia, perché comunque siamo stati un po' poggi e bue, come si dice dalle mie parti, Come no? Un si dice? poggi e bue, cioè colline e buche. Ah, poggi e E quindi abbiamo bue. pareggiato. Ah, abbiamo pareggiato. Beh, Quindi sì, de base sì. abbiamo dato un po' di... abbiamo spiegato un po' di lati oscuri, un po' di Però lati scusami, cioè, luminosi. la cosa, adesso no, perché il discorso che fai tu è giustissimo. In realtà le persone che ti seguono hanno tutti i giorni un esempio pratico e credo che lo capiscano perché tu non fai solo vedere che è tutto bello e che è tutto incredibile, tu sei molto concreto in quello che fai e fai vedere Anche quando una troppo a roba... volte, sì. Esatto. Quella roba però è importante e quindi sì, sto poggi e bue effettivamente ha senso ed è giusto perché tanto comunque non serve a un cazzo. Chi ti vuole convincere, ripeto, della retorica del sogno, non vuole convincerti a credere in te stesso e a continuare a fare, ma vuole semplicemente macinarti. Sono due cose totalmente diverse. L'America. Esatto, lo L'American Dream. stampo, Ci sono andati esatto. avanti tantissimo su Hanno questo. praticamente costruito un impero e ovviamente noi facciamo la stessa, cioè qua Eh sì, siamo un po' stati esatto. colonizzati in E parte. quindi quella roba là, se io ti dico dai, faccela, investi, investi, ma in realtà non c'è un messaggio vero in questa roba, tu vai a gamba all'aria, come si dice a me, poggi bue, vado a gamba all'aria. Quindi in realtà devi essere cosciente. Ok, no, basta che infatti il pubblico ci arrivi pronto. E credo che questa conversazione, questa chiacchierata li abbia messi in guardia abbastanza. Speriamo. Claudio, ti ringrazio per il tuo tempo, tanto noi ci spostiamo dopo l'intervallo che suggerirei di preparare. Com'è l'intervallo? Come funziona C'è l'animazione l'intervallo? di Simone con scritto intervallo e una specie di musichetta alla Rai vecchia scuola. Ma era ah, proprio intervallo Sì, Rai. così Vorrei ci riposiamo un attimo, ci rinfreschiamo, anche io, perché io anche puzzo di bere un merda. po', vorrei anche un attimo bere una cosa, Sì, finisci perché nel il tuo senso. drink e poi ritorniamo con Elden Ring e Claudio mi farà da tutor nonostante non Io l'abbia faccio ancora tutor visto né perché giocato. sì, assolutamente sì. Però ho visto un po' di Sabaku. Ho visto Sabaku che Quindi hai aveva il menù. visto in Il 90 menù. ore... è il Il menù. menù. Cioè, ho visto lui che faceva. Ragazzi, ma è È un'emozione. proprio lei la musica. È proprio lei. È proprio lei. E io, Sabaku, cosa. Cos'è lei? Praticamente non ho tutta la lore, no? Che cos'è? È proprio lei. Così, un'ora. Non ha fatto nient'altro e l'ho Guardate, adorato. guardate questa font. No, poi ha detto, Fellows under... non mi soffermerò sul menù, c'è stato mezz'ora, c'è stato 40 No, minuti perché ha sul detto menù. così, sennò ci sarebbe Sempre stato un 3 o po' 4. di più. Ma sulla creazione del personaggio ha fatto una È live. incredibile. Io l'ho fatto bellissimo, dopo te lo Infatti mostrerò. È un sono personaggio molto molto interessante. bene. Comunque, vabbè, ci vediamo in Elden Ring. Fate quello che cazzo vi pare, andiamo a Grazie mangiare. Claudia, grazie. Sì, Grazie un a voi, grazie. intervallino e poi torniamo subito. Non mancate, non andate. Ciao. Ciao, 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 ciao.